Che significa questa promozione? Non so, mi pare di essere la più felice del mondo. Vorrei morire in questo momento. No, sono troppo felice, veramente. Poi un gruppo incredibile, fatto da uomini incredibili, da uno stadio incredibile, da gente incredibile, da un mister incredibile, da un contesto fuori in testa, tutto perfetto, è bellissimo. Quindi la Serie A la fai col Frosinone? Non lo so, adesso vediamo. Io purtroppo non c'ho poca decisione. Adesso parlerò per Sassuolo e vedremo quale sarà la scelta migliore per me. Ecco, Stefano, tanti tasselli fondamentali in questa stagione. Tu sei stato uno dei perni, tante, tantissime partite senza subire gol, come dicono quelli bravi, 20 clean sheet, hai totalizzato numeri importanti, perché i campionati si vincono anche e soprattutto se non si subisce gol, no? Sì, no, io sono stato fortunatissimo. Innanzitutto ho trovato una difesa che penso che, la conosciamo tutti, la vita che fa questo campionato, e penso che sia uno dei bassi, il difensore più forte a livello di centrale di difesa. Poi c'è il signor Romanelli che non si nota, ma in realtà fondamentale. Poi ci sono anche altri due ragazzi, che Cimischi e Calai, che hanno giocato di meno, ma quando hanno giocato hanno sempre dato la loro parte. Ecco, in conclusione, prima di lasciarti anche te alla festa, due parole per questo pubblico, per quella curva che davvero in questa stagione vi hanno sostenuto, no? Io sono troppo emozionato quando ogni partita fanno di vero, quando vado sotto la mia porta, perché quella lì è la mia porta, la sento lì. E sono emozionato, la gente che ti trasmette tantissimo calore. Poi sono contento perché a settembre, anzi a luglio, avevo detto che non ci andavamo cara la pelle, diciamo che non abbiamo vinto a cara di più. E abbiamo fatto qualcosa di straordinario, penso che queste cose qua te le ricorderai per tutta la vita, te le porterai insieme con i tuoi familiari, con i tuoi compagni di squadra, e non moriranno mai, come il nostro gruppo, come anche tra 30 anni, sono sicuro al 100% che ci sentiremo. Da Ciociaro ti posso garantire che avete fatto la storia, anche voi, un altro gruppo fantastico, così come quelli del 2015, del 2018, voi siete un gruppo che ha fatto la storia e si è tornato in paradiso. Sì, infatti siamo troppo felici, è indescrivibile quello che proviamo. E adesso con queste tre partite proveremo a alzare la coppa. Vai a festeggiare e noi ci andiamo a riparare.